Okay. Ce l'abbiamo fatta. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Ciao Paola. Noi siamo in tre, dovremmo essere in questo momento presenti, perché ci sono io, Adriano, che faccio il coordinamento della parte dell'azione 2, qualcuno di voi mi ha già conosciuto, ci siamo già conosciuti, e poi c'è Alessandra Strano che ci sta dando una mano per quanto riguarda il coordinamento, c'è Graziano Duma che è responsabile di attività. Dovrebbe arrivare tra poco anche Raniero Maggini. Va bene. Allora, che cosa facciamo oggi? Voi avete visto che il percorso formativo alla quale avete partecipato sta continuando con gli incontri. Adesso quest'altra settimana noi abbiamo l'ultimo incontro nel quale abbiamo cercato di approfondire quelli che sono i 3-4 temi fondamentali della nostra attività, e che sono le mappe territoriali, le strategie e il piano di resilienza. Queste riunioni che noi stiamo facendo già di fatto sono l'azione 2, ossia sono già delle riunioni operative, però il ragionamento che noi che abbiamo fatto nell'impostazione di questa attività è che la parte formativa di fatto è anche quella operativa, nel senso che noi insieme andiamo a costruire i prodotti che poi consegneremo, quindi il piano di resilienza. Io adesso vi faccio 5 minuti di una brevissima presentazione di quello che sono le mappe di comunità come noi le abbiamo interpretate, e poi cominciamo a raccogliere le vostre osservazioni, le vostre domande, se ci sono, e poi facciamo una sperimentazione insieme di come si cominciano a costruire, si costruiscono le mappe di comunità con i soggetti esterni, quindi con i cittadini che partecipano a questo. Allora, intanto la riunione è cominciata alle 16 e finirà alle 18. Per noi è molto importante la puntualità rispetto ai nostri confronti, rispetto ai nostri, anche perché, come voi sapete, abbiamo moltissimi incontri da fare in questo programma. Noi ci siamo già scusati sabato scorso perché non possiamo dare molte possibilità di scelta ai gruppi per incontrarci. Perché in realtà questa riunione che adesso stiamo facendo insieme noi l'abbiamo già fatta altre due volte, la dobbiamo fare ancora altre due volte perché i gruppi sono 5. Poi successivamente i gruppi diventano 20 perché ognuno ha il suo territorio, e quindi ogni riunione noi la ripeteremo 20 volte, quindi tutte le azioni per noi sono fortemente articolate. Questo vuol dire che dobbiamo essere un po' sintetici nei momenti organizzativi, questo ci fa perdere un po' di partecipazione, però ci consente di mantenere il passo che noi abbiamo. Mia mamma deve andare fuori perché qua non sento niente. Tu guido io. Scusate, chiudete, se potete chiudere l'audio quando non parlate. Oh, grazie. Questo è l'impegno. L'impegno degli attivatori qual è? L'impegno degli attivatori che noi abbiamo costruito in una tabella, che prego Alessandro, se ce l'hai sotto mano, di far vedere, di fatto è un incontro a mese. L'incontro al mese noi stiamo cercando anche in questo momento anche di accorparlo un pochettino, quindi di cercare di ridurre la lunghezza del tempo, ipotizzando che gli ultimi 2-3 mesi saranno sovrapposti anche ai mesi dell'azione 3. Però tendenzialmente è questa l'impostazione dell'attività. Ognuno di voi viene a essere interessato per un incontro al mese. Qual è la difficoltà? Che alcuni di questi incontri sono come quelli che stiamo facendo. E quindi, a parte qualche piccola elaborazione che decideremo insieme di fare, di fatto ci incontriamo. Altri incontri invece sono organizzati con i cittadini, e quindi al momento della data, per esempio quella di aprile, per esempio quella di maggio, in cui abbiamo degli incontri con i cittadini, precedentemente a quella data agli attivatori è richiesta una mobilitazione per andare insieme con il responsabile dell'attività a costituire quel parterre di persone che possono partecipare al laboratorio. Questo è a grandi linee, insomma, molto sinteticamente, poi avremo modo di riparlarne. Che cos'è la mappa? Possiamo togliere, Alessandro, scusa.
Che cos'è la mappa di comunità? Come l'abbiamo impostata? La mappa di comunità è, come abbiamo detto, uno strumento di attivazione dei cittadini. In questa fase noi stiamo facendo una preformazione, un preincontro operativo, in maniera tale che nel momento in cui apriamo le nostre attività all'esterno, tutti noi parliamo lo stesso linguaggio, tutti noi abbiamo le stesse conoscenze. Che cosa vogliamo fare? La mappa di comunità è il momento iniziale per cercare di capire quali sono le conoscenze di ciascuno e dando valore rispetto al portato individuale, perché noi a quel punto avremo di fronte delle persone di diversa natura, di diversa capacità propositiva, di diversa studi, di diversa elaborazione culturale, di culture differenti. Quindi dando rispetto a ciascuno, cercare di comporre insieme un quadro di quelle che sono le potenzialità e quelle che sono le risorse, le potenzialità e le risorse di un'area e quelle che sono invece i fattori ostativi, quindi i fattori di degrado, di alterazione e le problematiche. In questa fase noi ci siamo riuniti in gruppi, infatti voi siete venite diciamo dall'Abruzzo, dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Toscana. Poi precedentemente con una prima istruttoria fatta con i segretari regionali abbiamo definito che c'erano delle aree che quindi erano L'Aquila, Alessandria, Pisa e Siena, e poi noi le abbiamo accorpate per in questo caso solamente sugli aspetti diciamo di numero di abitanti, in maniera da fare questi gruppetti che variano tra le 20, tra le 18 e le 22 persone, che siete uno di quali siete voi, con i quali poter ragionare di aspetti comuni a quella tipologia. Quindi, che cosa succede? La mappa di comunità funziona in questa maniera. Entra in questi laboratori in cui ha invitato delle persone a partecipare, più persone riusciamo a invitare e più grandi sono i laboratori, più è ricca l'interazione. Insieme si fanno emergere queste che sono le problematiche e quelle che sono le risorse. Tutta questa roba viene presa, viene elaborata da un gruppo di lavoro al quale gli attivatori possono partecipare, ma di fatto è già coperto per quanto riguarda l'elaborazione dei tecnici che con noi hanno fatto altre volte queste operazioni, e viene restituita in un incontro successivo. In questa fase di elaborazione non c'è creatività, nel senso che il gruppo di lavoro mette sistema solamente quello che è stato detto all'interno dei laboratori e poi lo riporta al laboratorio stesso, che a quel punto può richiedere modificazioni, integrazioni, altre cose, per arrivare poi alla fine a un altro momento lavorativo in cui vengono definite le cose che sono state dette nel secondo incontro e viene portata a termine questo primo fascicoletto. Questo primo fascicoletto va a finire poi nel piano di resilienza come il capitolo primo, quello delle conoscenze. Come abbiamo già più volte detto, questa operazione viene fatta, non è un'operazione tra virgolette oggettiva, è un'operazione che, quindi con tutti i dati scientifici, è un'operazione che mette in risalto quelle che sono le conoscenze acquisite dalle persone che partecipano a questo gruppo di dati. Perfetto. Io pregherei coloro i quali hanno campo di tenere aperta l'immagine, così ci vediamo, abbiamo il piacere di guardare le faccette e siamo molto contenti di vedere, se fosse possibile. Allora, a questo punto ci sono delle domande, delle questioni che sono emerse e che nelle precedenti incontri, in questa, non sono state capite, o volete degli approfondimenti? Ok. Allora, io direi che noi possiamo immediatamente alla parte iniziale. Come si fa questo laboratorio di comunità da cui escono poi fuori le mappe di comunità? Allora, la prima cosa che si fa è quello che abbiamo fatto fino adesso. Cioè, ci si presenta, ci si incontra, ci si presenta, buongiorno, buonasera, come state, via discorrendo. Non è un atto formale, come ho già avuto modo di dire, è un atto sostanziale. A noi fa piacere conoscere le altre persone, anche in questo momento a me fa piacere conoscere voi, e spero che sia inversamente, come si dice. Quindi a noi ci fa piacere conoscere e noi non facciamo un atto formale, facciamo un atto di conoscenza. Avete sentito come il problema centrale di queste operazioni di partecipazione è l'ascolto, e noi quindi ci mettiamo nelle predisposizioni di poter ascoltare gli altri. Entriamo in questi incontri senza avere una soluzione predefinita. Non abbiamo nel cassetto progetti né obiettivi da raggiungere. E tutte le carte sono date, ognuno ha le sue e vediamo che cosa succede. Questa è la grande differenza che c'è tra i processi partecipati formali, dove tendenzialmente c'è già il piano regolatore fatto, c'è già il piano di sanità predisposto e c'è una richiesta di osservazioni o comunque con un grosso portato di tentare di creare il consenso, da quelli che sono i laboratori di progetto di partecipazione che facciamo noi, dove noi non entriamo con il piano costruito,
il piano lo costruiamo insieme agli altri. E quindi, perché questo è il valore della partecipazione, no? Ridare a ciascuno il diritto e la consapevolezza di poter essere un progettista del proprio futuro. Adesso dobbiamo fare insieme, quindi siamo entrati, ognuno ha preso una parte, voi in questo momento siete i cittadini, io in questo momento sono gli attivatori, quindi io sono voi e voi siete gli altri. Okay? Allora io sono voi e comincio a dire benissimo, dobbiamo costruire una mappa di comunità. Abbiamo adesso una mezz'oretta per cui gli incontri, le vostre parole debbono essere molto sintetiche, come possibile, chiaramente, perché adesso facciamo un giro per capire quali sono i problemi che interessano il vostro territorio. Quali sono i problemi? Qualunque cosa voi diciate va bene, di qualunque natura siano i problemi, è un percepito vostro. Voi dite, state dicendo come cittadini, qual è quello che per voi è un problema all'interno di questo luogo. Tendenzialmente noi cerchiamo di fare in maniera tale che le persone esprimano il loro e non esprimano quello che credono essere giusto o quello che stanno dicendo altri. Quindi è una questione direttamente connessa allo stato d'animo, alle capacità, alla cultura delle singole persone. E quindi io incomincio a fare questo giro. Abbiamo poco tempo e è una questione che nel laboratorio è un po' più estesa di quella che facciamo noi, però in questo momento, in questa operazione che stiamo facendo, la facciamo un po' ridotta. E quindi io prego, per esempio, Carlo Ciancarelli, ci dici, pronto? Eccomi. Ok, scusate, ipotizziamo che il nostro territorio in questo momento sia lo stesso, in realtà sappiamo che stiamo parlando di quattro aree differenti, però in questa fase è tanto per capirci. Ok, Carlo, quali sono secondo te i problemi che afferiscono il territorio in cui tu stai? Possono essere di tutti i tipi. Certo, allora, il primo problema della mia zona è quello dei trasporti, nel senso che il trasporto pubblico è piuttosto carente. Come ti dicevo, io in realtà abito vicino a Torino, tutto va verso Torino, ma se mi devo muovere in una zona che non sia esattamente Torino diventa problematico. Per esempio, il mio figlio a settembre inizierà le superiori dentro un altro comune che non è Torino, e ci sono i mezzi pubblici, quelli scolastici. Però se per un qualunque motivo mio figlio dovesse perdere l'autobus, non ha praticamente possibilità di arrivare in questi comuni, anche se sono comuni grandi che comunque hanno una certa richiesta di trasporto. Però è tutto stato studiato, si dice sempre tutte le strade portano a Roma, da queste parti tutte le strade portano a Torino. Però io per esempio lavoro a Pinerolo, che è dalla parte opposta, meno male che c'ho l'auto, ma chiaramente mio figlio non ha ancora 14 anni. Certo. Quindi non può avere molto bene. I trasporti. Ce n'è qualcun'altra che vuoi segnalare anche rapidamente così? Questa è molto personale, nel senso che è il problema della distribuzione dei medicinali. Io devo prendere un medicinale in fascia H, quindi sono quei medicinali che non sono distribuibili tramite le farmacie, e l'unica possibilità che ho per andare a ritirarlo è nell'ospedale di Chieri. Adesso voi non potete conoscere esattamente la zona. Comunque, considerate che per arrivare a Chieri anche lì non ci sono mezzi pubblici e ci vogliono tre quarti d'ora circa per arrivare. In qualunque momento, non dico al mattino con traffico, proprio ci vogliono tre quarti d'ora. Una cosa che ho già segnalato in più occasioni, al momento la soluzione che hanno trovato è portarmi il medicinale a casa. Io ringrazio, per carità, perché così mi hanno fatto stare zitto in questo modo, però dall'altra parte mi viene da dire no, ma non è la soluzione che deve essere trovata per me, bisogna risolverla per tutti. Se l'ASL ha dei punti sul territorio, si sfruttino questi punti sul territorio, c'è la possibilità di andare un po' più vicino, si faccia. Invece appunto al momento a me e un'altra ventina di persone le portano a casa, ma non hanno risolto il problema. Ho capito, Carlo. grazie tantissimo. Allora andiamo, proseguiamo così col giro come vi vedo. Paola. Qua. Ciao Adriano, grazie. Oddio, i problemi sul nostro territorio sono numerosissimi. Insomma, mi resta un po' difficile. Quello che tu devi dire, quello che non dobbiamo fare in questo momento, non ci abbiamo da costruire l'elenco. I primi che ti vengono, quelli che ritieni essere più importanti, così tranquillo. Questi incontri sono morbidi, ragazzi, quindi noi stiamo parlando così tra di noi e lo stesso clima dobbiamo portarlo all'interno delle... Sì, certo.
Allora, guarda, anche io mi voglio un po' riallacciare a quello che dice Carlo sul discorso dei mezzi pubblici, dei trasporti, e perché anche noi sul nostro territorio, che è insomma l'Abruzzo, adesso parlo in generale dell'Abruzzo e in particolare dell'Aquila, abbiamo un po' di difficoltà in quanto per problemi proprio logistici non abbiamo per esempio il treno, o meglio ce l'abbiamo ma insomma arriva in pochi posti e insomma in orari e modalità insomma abbiamo quelli regionali per farvi capire e i mezzi su gomma chiaramente non offrono una buona soluzione, soprattutto per esempio dall'Aquila a Pescara, per esempio, stando nella stessa regione, l'Aquila a Pescara è quasi impossibile andare. Ok, trasporti, perfetto. Sì. C'è qualche altra cosa che che secondo te è un problema? Beh, questo insomma, per il momento va bene così. Ok, va bene. Andiamo presto. Giorgio e Gisella. Arrivo. Ciao a tutti. Allora, sono io quella che partecipa al Community Pro, lui dovrebbe essere poi il coordinatore per la zona di Alessandria. Ok. Allora, il problema dei trasporti anche per noi, perché comunque se non si abita in Alessandria città è più difficile riuscire a raggiungere i centri maggiori, che siano Torino, Milano o Genova. E poi il problema anche della sanità strutturata con ASO, che ad esempio in provincia di Alessandria c'è questo problema ulteriore, che è l'ASO, che è la gestione dell'ospedale principale di Alessandria, e l'ASL è quella che coordina tutti gli altri ospedali che sono nei centri zona, perché Alessandria è divisa in 7 centri zona. Oltre a esserci la provincia, ci sono dei piccoli paesi tra i 20 e i 40 mila abitanti che hanno l'ospedale proprio, che in questi anni purtroppo sono stati tutti depotenzializzati, depotenziati. Hanno problemi di gestione, perché se uno ha un problema ad Acqui viene poi mandato, se va bene, ad Alessandria, che è il centro più comodo, altrimenti viene dislocato negli altri centri, che, alcuni centri tra Acqui ed esempio Casale c'è più di un'ora di macchina. E a livello sempre di trasporti è quasi impossibile raggiungere questo. Va bene, Giuseppe, grazie. Grazie tanto. Rosanna. Ma allora, io vivo a Milano, e quindi mentre gli altri parlavano stavo cercando di capire quali problemi magari posso vedere nel mio piccolo. Beh, sicuramente due fondamentali che quotidianamente vedo. La sporcizia sulle strade, credo che sia veramente, come dire, non dignitoso per nessuno vivere nelle città sporche. E quindi questo. E poi i furti, gli atti vandalici, e tutte queste cose qua. Va bene, ok, perfetto. Rosanna, noi stiamo cercando di vedere individualmente quali sono i problemi, quindi è giusto che ognuno di noi senta più prossimo alcune problematiche, quindi la questione di impostazione soggettiva è fondamentale per un laboratorio di progettazione. Partiamo da quello che ciascuno di noi ha la contezza che non funziona e poi è la contezza di quello che funziona. Grazie Rosanna. Prego. Sabrina, che ci racconti, Sabrina? No, Sabrina, apri l'audio. Brava. Ah, Sabrina, io, ok. Sì, scusami, Sabrina, tu sì. Senti, allora, vabbè, io sono di Firenze, però mi sembra di aver capito che dovrei seguire Siena.
E questo adesso lo dobbiamo vedere. Adesso abbiamo detto le 5, dovunque stiamo, il metodo è sempre lo stesso. In generale, allora, quello che io sento come una mancanza è la cultura. Cultura? Cioè, sì, che detta così a Firenze sembra strano, visto che sono circondata da cultura. Cioè, è sicuramente una città votata al turismo, quindi ad accogliere i turisti, a offrire eventi, mostre, eccetera. Però io intendo la cultura per i cittadini, quindi eventi, diciamo, di cultura che in qualche modo interessino la cittadinanza, che ovviamente sono anche le mostre di quadri, scultori, pittori, eccetera, però mi piacerebbe che si investisse anche in eventi di cultura legati alla letteratura, ai libri, ai teatri. C'è un altro problema che ritieni essere importante da segnalare, che tu senti come un problematico, problema tuo, cioè tuo, che tu percepisci come un problema? No. Va bene, perfetto, va benissimo, sì, poi. Sì. Non voglio disperdere. Va bene, Naima. Sì, eccoci. Allora, per quanto riguarda noi, in provincia di Varese, i problemi che riscontriamo ogni giorno nella nostra quotidianità, perché veniamo chiamati, sono le segnalazioni per quanto riguarda la sanità, perché purtroppo negli ultimi anni stiamo assistendo comunque a un depotenziamento di quelli che sono comunque i diritti alla salute dei cittadini, per cui ci tocca assistere appunto a queste segnalazioni. Vi racconterò anche su un intervento che abbiamo fatto. Ci è capitato di ricevere una segnalazione per i bambini diabetici, vedo presente anche Daniele Bonsembiante, ex coordinatore di Varese, e se lo ricorda anche lui, siamo intervenuti per far sì che questi bambini diabetici potessero avere i dispositivi necessari comunque a rilevare quello che erano i loro valori quotidiani, per cui dobbiamo assistere i cittadini, no, nella loro quotidianità, nel tentativo di comunque far valere i propri diritti, ecco, in ambito sanitario, per le liste d'attesa, per cui le persone non riescono proprio ad avere le prestazioni sanitarie, per cui sono costretti, obbligati poi ad andare sul privato, e qui possiamo aprire ovviamente un dibattito e non finiremo più, ecco, per cui noi riscontriamo quotidianamente anche questo, sempre in ambito però meno sanitario, più comunque sociale, ci tocca anche ad assistere a situazioni un po' di fragilità, quindi famiglie che purtroppo hanno più persone fragili all'interno dei nuclei familiari, purtroppo spesso vengono abbandonati a se stessi, per cui in qualche modo bisogna intervenire per supportarli e aiutarli. Ecco, volevo un Bene. Po' condividere con voi quello che è la nostra esperienza. Benissimo, grazie tanto, grazie. Niente, Sandra, grazie vai. A voi. Sandra, vai tu, vai. Buon pomeriggio, io sono Sandra Belleschi, vivo a Siena. Parlare di trasporti per noi è un eufemismo, perché noi siamo tagliati fuori da qualunque tipo di strada. Quindi il trasporto è sicuramente una delle peculiarità che andrebbe affrontato, incrementato, magari anche sfruttando la mobilità dolce, non so. Comunque potrebbe essere un aspetto da indagare meglio. E poi la mancanza di spazi per i ragazzi, le piscine, le palestre che hanno bisogno di manutenzioni serie, le aule per le scuole che mancano, sono problemi che si riscontrano da anni e che penso potrebbero essere affrontati. Va bene, molto bene, grazie Sandra. Un'osservazione, approfitto di quello che ha detto Sandra. Quando facciamo questi incontri, come Sandra ha detto una frase in cui ha già individuato una proposta, una soluzione, no? Rispetto alle cose. Noi bisogna sempre stare attenti a riportare in questa fase, concentrarsi l'attenzione su quello che abbiamo chiesto. Il gestore, quindi l'attivatore che gestisce questi laboratori, non interviene sui contenuti, come abbiamo già detto precedentemente, ma cerca di organizzare bene le fasi operative. Per cui, dato che noi abbiamo dei momenti in cui dobbiamo parlare di problemi, dei momenti in cui si parla di potenzialità, dei momenti in cui si parla di strategie e dall'altra parte in cui si individuano delle azioni, è importante che queste diverse fasi non si mischino, perché se no si fa prestissimo, non è il caso di Sandra ovviamente in questo spunto da quello che stavo dicendo,
per cadere all'interno di meccanismi in cui il pregiudizio dei partecipanti prende delle posizioni senza prima averle analizzate insieme. E quindi bisogna in maniera tale che uno dice: guarda, noi stiamo parlando di questo, adesso non mi interessa a sapere che, mi interessa sapere esattamente questo, e poi cercare di togliere tutte quelle sfumature polemiche, che ovviamente voi non avete evidenziato, ma che normalmente invece nei momenti laboratoriali emergono, che sono da contorno a quello che è l'oggetto. Per questo noi siamo partiti da un ragionamento personale. Io non voglio sapere se qual è il problema oggettivo della città, io voglio sapere tu quale senti come problema, in maniera tale che intanto la persona a cui è stato richiesto sia franca come individuo, che ha una sua personale parere, e su quello noi andiamo a costruire. Piano piano andremo a costruire insieme, senza indirizzare, nel senso senza dargli risoluzioni, però indirizzando il percorso, perché attraverso dei percorsi più puliti sono, sia più chiari, più separate le diverse fasi, più è facile che noi si arrivi ad un ragionamento di condivisione complessiva di quello che si fa. Più sono affastellati i discorsi, più si parte da problemi per poi arrivare a soluzioni, e più altre cose, più è difficile discernere le diverse componenti e quindi intervenire sul ragionamento di mediazione con le altre parti presenti e anche di condivisione di quello che si sta facendo. Andiamo appresso. Letizia. Allora, io oso, se deraglio ditemelo subito. Va bene. Dunque, un problema che io sento nella mia città è la vivibilità delle periferie, con particolare riferimento alla periferia di quartieri popolari della mia città. C'è un quartiere in particolare dove, da un punto di vista di azione sociale, di problematiche che si evidenziano, di presenza di reti di servizi, di rapporto tra le persone, secondo me vive un momento di grandissima criticità. E bisognerebbe, ci sono fenomeni quindi di opposizione a integrazione, sono aree di multiculturalità, diciamo, dove io avverto che c'è, basta entrare in questo quartiere e lo si vede, c'è uno stato d'abbandono di tutto. Ok. E quindi c'è un disagio che è espresso da parte delle persone che ci vivono e lo avverti anche entrandoci. Perfetto. Non so se devo dare altri elementi. No, va benissimo. Questo era questo. Era, sì, interessante, va bene. Noi, come si diceva prima, non ci sono dei limiti delle problematiche. Possiamo parlare in questa fase di tutti quelli che sono i problemi. Quindi va benissimo la perplessità, a parte perché è un vero problema e non è da poco all'interno delle nostre città, perché tutte le grandi città hanno questo problema delle periferie socialmente un po' di secondo livello. Non so perché. Daniele. Audio, Daniele. Fatto, grazie. Ok. Io ho due cose che non sono ancora state dette. Una, questa pandemia ha messo in crisi, se magari in crisi ancora non lo era, il rapporto con i medici di medicina generale, specialmente con le persone anziane. E il secondo problema, troppe utility su personal computer o su internet comunque, senza che siano adeguatamente preparati. Parlo sempre delle persone della mia età e anche oltre, quindi persone anziane. Basta. Ok, grazie, sei stato rapidissimo anche qui. Anche in questo caso una piccola osservazione. Daniele si è interessato ad approfondire dei temi senza ripeterne, però immaginatevi che quando stiamo con i cittadini c'è la possibilità che loro ripetano le stesse cose, non ci sono problemi, anche quello è un segnale. Se noi vediamo che una comunità, i partecipanti a questo nostro laboratorio ripetono sempre le stesse cose, l'altra volta, più volte abbiamo citato Malagrotta, noi abbiamo fatto dei laboratori di partecipazione con Raniero molti anni fa, a Malagrotta è evidente che il tema principale era la discarica, quindi tutti i cittadini ripetevano la discarica. Non c'è nulla di male, anzi è un indicatore che noi dobbiamo utilizzare. Quindi non è che dobbiamo in questa fase, nella prima raccolta, stimolarli a dire cose differenti. Poi nel caso uno fa un ragionamento successivo, ma intanto se vediamo che a un certo punto c'è un settore, un ambito specifico che in qualche maniera da tutti è individuato come prioritario, noi ci ragioniamo sopra. Evidentemente c'è qualche cosa
che aggrega tutte queste persone. Daniele, abbiamo fatto. Mara? Sei un attimo assentata? Vera? Allora, io essendo referente della scuola di Varese, nella rete di Varese, io mi interesso dell'inclusione scolastica, barriere architettoniche, la sicurezza, insomma, per i ragazzi nelle scuole. Cerco di, insomma, di captare queste cose un po'. E quali sono, secondo te, i problemi che emergono in questa tua... Ma secondo me è anche un po' l'inclusione, questa inclusione. È un tema abbastanza che sento molto. E anche un po', sinceramente, la sicurezza, La sicurezza nelle scuole. La sicurezza nelle scuole. Sì. Ok, va benissimo. Andiamo presto. Io ho la faccetta di una bella signora e sotto c'è tutto iPhone, quindi non so chi sia. iPhone? No, non so il nome, per cui non posso chiamare. Forse poi sono io, sono Serena. Serena, perché cara. Sono in mano. No, non eri te. Comunque va bene, Serena, vai tu, vai. Buongiorno, pensavo di essere io. Sì, allora, dunque, io sono della provincia di Alessandria. La faccetta è bella, Serena, la faccetta è bella uguale, però non eri te. Però la faccetta, non ero io, va bene. La faccetta è bella uguale, va bene, vai Serena. Va bene, no. Del territorio, e poi vorrei aggiungere anche altre problematiche oltre a quelle che ha già elencato Gisella, che sono la pulizia e la manutenzione delle strade a livello provinciale, quindi la pulizia dei fossi ad esempio, e poi invece per quanto riguarda il mio lavoro, i servizi offerti ai disabili, perché ritengo che con questa pandemia i servizi che vengono offerti ai disabili siano sensibilmente diminuiti sia in qualità che in quantità, purtroppo. Ok, grazie Serena, sei stata rapidissima. E poi volevo aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda la prenotazione delle visite specialistiche in ospedale, perché in questo momento sia attraverso le app, attraverso l'app, attraverso il numero telefonico per prenotare le visite in ospedale, ci sono alcuni settori, alcuni specialisti appunto che non ci sono opportunità di prenotare le visite specialistiche, ma per poter avere una visita specialistica è necessario rivolgersi privatamente. Questo ritengo che per la sanità sia un grosso problema in questo momento. Molto bene, grazie tanto Serena, grazie tanto. Allora, chi ci abbiamo adesso? Ci abbiamo, aspetta un attimo che Mara l'abbiamo fatta. Mara? Scagni? Andrea Zanetti. Andrea? Niente. Sì, ci sono. Vai Andrea, sono, vai caro. Sono. Stavo avviando il video perché avevo avuto problemi di connessione prima. Bene, allora io vengo da Carrara e diciamo che il problema dei problemi, almeno nella mia idea, ma insomma credo ampiamente diffuso, è quello di una difficile distribuzione della ricchezza nel mio territorio, nel senso che, come sapete, avendo le cave di marmo che sono in mano a pochi concessionari, il problema dei problemi ormai endemico per il mio territorio è quello di una difficile distribuzione reale della ricchezza che da pochi si distribuisce su tanti. A monte di questo, un problema di relazioni tra la classe imprenditoriale e la città nel suo insieme, da cui poi derivano tutti gli altri sottoproblemi, che sottoproblemi non sono, che vanno dal tema della tutela paesaggistica a quello della qualità della vita in generale. Molto bene Andrea, grazie, molto bene. Un altro punto di vista fondamentale nelle nostre considerazioni. Io ho ancora Giulia Palombi. Ok, c'è qualcuno di quelli presenti che non ha ancora parlato? Se posso un attimo. Mara? Sì.
Sì, scusate. No, certo, cara, sì, sì. Certo. Io sono come segretario regionale, però siccome hanno parlato in diversi, volevo confermare fondamentalmente i due punti che hanno detto, in particolare il territorio d'Alessandria, ma in generale il Piemonte, nel senso uno quello dei trasporti, perché quello dei trasporti è comune almeno a tutte le nostre realtà regionali, per non andare oltre, ma sento che anche da altre parti l'hanno detto. E l'altro è comunque sempre riferito alla nostra regione, che ormai si percepisce in maniera molto precisa una differenza tra la sanità pubblica e la sanità privata. Io come segretaria regionale la devo dire, nel senso che i territori sempre di più sono in affanno nelle risposte sulla sanità pubblica e quindi ovviamente si creano molti spazi per poter essere competitivi con altre realtà che non sono quelle che sosteniamo noi come cittadinanza attiva. Molto bene, Mara, grazie. Sintetica ma efficace. Grazie. C'è qualcun altro che non ha, a cui non ho dato parola? Ci sono io. Ok. Vai. Vai. Pronto? Allora, sì, io sono Cerese Muratore, non mi ha chiamato, non so. E perché sotto eri tu quella a cui ti riferivo prima come iPhone. Io non vedo il tuo nome, c'è scritto solamente iPhone, capito? Non so più. Ok, non penso. Okay. Il faccino di cui dicevo prima era il tuo. Ok, scusa, non avevo proprio immaginato. Allora, ciao a tutti. Io vengo dall'Aquila, quindi mi occuperò di questa zona. E, a parte la curiosità, sono la prima ad avere insomma una grande curiosità su quelle che sono le problematiche percepite dal punto di vista territoriale, perché comunque dopo, insomma, L'Aquila è una città densa di problematiche evidentemente dovute al sisma e quindi io diciamo ho sempre avvertito, poi per 20 anni non ci sono stata, sono tornata da 3 anni qui, quindi io ho sempre avvertito una grande frammentazione nella società, nella popolazione, pur essendo alla fine un comune abbastanza piccolo, cioè comunque essendo anche se una provincia, è capoluogo di provincia, comunque sono pochi gli abitanti e quello sembra sempre che non ci sia molto da fare e questo viene percepito come un disagio sociale, no? Cioè diventa una lamentela a livello diffuso. Io invece credo che in realtà l'offerta culturale sia in realtà maggiore di quella che viene percepita e quindi penso che ci sia più che altro un problema, penso ma che ci sia più che altro un problema di scollamento tra le varie non so come dire, cioè tra le varie attività, tra le cose che vengono fatte, una poca conoscenza, una grande diffidenza, una poca partecipazione, poi soprattutto dovuta a probabilmente a una mancanza di rete o di una mancanza di coordinamento tra le varie attività o comunque anche fosse soltanto una piattaforma dove sapere esattamente cosa viene fatto, promuovere quindi, quello. Quindi tu hai individuato come problematica, una delle problematiche principali è la frammentazione della società e lo scollamento, diffidenza tra le attività, tra le persone che fanno le attività e nei confronti delle attività. Più o meno è questo sinteticamente. Anche perché poi qui per esempio io vedo che abbiamo per esempio ospitiamo molti immigrati, ci sono delle case insomma dove vengono, però è tutto al margine, cioè non c'è mai, o magari sono io che non riesco a sapere che cosa succede, se ci sono dei momenti di aggregazione e via dicendo, però come non lo so io, secondo me non lo sanno in molti. Okay. Quindi, ecco, sono stata chiara? Abbastanza, sì. L'hai presentato bene, è un tema delicato, insomma. Comunque, io l'ho capito. Adriano, scusa Adriano, intervengo solo un attimino Ti ho mandato un messaggino in privato qua su Zoom. Ah, ok, non l'ho visto, grazie. Poi ci scambiamo i numeri. Ok. Va bene, andiamo avanti. Ecco, appunto. Prego. C'è qualcun altro, mi sembrava, a cui non ho dato la parola?
Sì, ci sono io, ma direi che è stato ampiamente, i punti sono stati ampiamente toccati, io sono della zona di Alessandria. Quello che potrei aggiungere è la mancanza di spazio per i giovani, dal mio punto di vista può essere questo. Marzia, scusa, possiamo vedere la tua faccina così? Sì, spero che non vada via la connessione. E un attimo solo perché così ti conosco voce e faccetta, collego. Allora, arrivo. Mi vedete? Bellissima, perfetto, va bene, grazie, grazie tanto. Adesso se vuoi puoi pure chiudere così, collego la tua voce. Esatto, perché ogni tanto vi perdo. va bene, ok. Quindi mancanza di spazio per i giovani, che è interessante. Poi c'è qualche altra cosa? Quello che diceva la ragazza che mi ha preceduto, non ricordo il nome, l'ho rilevato anch'io, ossia la mancanza magari di un coordinamento tra i servizi, le iniziative che vengono offerte sia dalle varie associazioni, che proprio dalla città, ecco, magari questo. Molto bene, benissimo. Un altro, anche questo è un tema che non avevamo ancora trattato, da nessuno era emerso, la mancanza di spazio per i giovani. Molto interessante, grazie Marco. C'è qualcun altro che vuole, a cui non ho dato la parola? Va bene, allora noi abbiamo fatto questo giro. Adriano, credo Giulia Palombi manchi. Giulia? Sì, l'avevamo chiamata prima. Giulia? Va bene, ok. Poi nel caso si aggiungerà dopo. Allora, come dicevamo, noi siamo voi e voi eravate cittadini. Abbiamo fatto questo primo giro molto rapido, noi lo facciamo in maniera molto sintetica, però è quello in cui abbiamo chiesto ai cittadini di dire, ai partecipanti al laboratorio di progettazione, di dire quello che a livello individuale erano le proprie sensazioni sulle problematiche. L'abbiamo raccolte tutte, non si commentano le cose che arrivano. Ovviamente, certamente ci sono delle cose che si commentano. Per esempio, se uno dice che le differenze razziali sono il caposaldo di una società, non è equa, lo pigliamo e lo cacciamo senza manco discuterne. Però, al di là di questo, gli altri possono avere opinioni anche diverse dalle nostre o scegliere delle priorità differenti. Noi non commentiamo, noi siamo dei facilitatori, siamo degli attivatori. Non dobbiamo in questa fase esprimere un giudizio su quello che viene detto. E ci possono essere delle ripetizioni, come abbiamo visto, vanno benissimo, come abbiamo detto. Ci possono essere delle non ripetizioni, perché poi ciascuno percepisce. L'importante è le situazioni in maniera diversa. L'importante è che noi cerchiamo di stimolare le persone a fare un ragionamento personale. Quindi lui non è che ci dice una problematica perché ha letto il giornale, capito? Non è che ci dice, il problema dei migranti, e lui i migranti non l'ha mai visti, per esempio, perché non è mai interloquito con loro. Noi ci interessa di dire se c'è un problema con un signore che casomai è un migrante che abita nel palazzo vicino che gli ha dato fastidio, perché è questo in questa fase che noi stiamo cercando, nel primo giro, di capire. Perché come voi sapete, su queste cose si fa anche tanta demagogia, per cui noi dobbiamo un po' depurare la demagogia dall'effettivo problema percepito. Poi si possono fare altri giri, nel senso dopo che abbiamo fatto questa prima cosa si può tornare su questo argomento e dire ok, emersono delle cose, vediamo se ce ne sono delle altre. Prima, dal primo momento al secondo giro, nel caso che ci sia, c'è bisogno di una sintesi, che è una sintesi fatta da noi e che adesso Raniero con pochi minuti ci racconterà. Ed è quello che noi andremo a fare con i cittadini, che mette insieme i pezzetti. Io nel frattempo mi assento un minimo solo. Vai Rani. Perfetto. In realtà più che pochi comuni, minuti saranno pochi secondi. Io intanto vi saluto tutti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, molto rapidamente, in realtà ci sono delle macro aree che avete segnalato, sicuramente i trasporti, insomma, questo l'avete detto in tanti. In realtà per le tipologie territoriali che oggi andiamo ad affrontare è un contesto più che urbano, periurbano, se non addirittura di relazione appunto con il resto del territorio
regionale, almeno questo sembrava emergere ed è comunque un dato di particolare interesse. L'altra macro area, sicuramente quella della sanità, molto interessante perché l'avete segnalata in tante sfaccettature diverse, insomma, con delle specifiche sia sull'esperienza personale sia sul lavoro che naturalmente a livello associativo si sta svolgendo. C'è anche l'area dei servizi, che possono essere ovviamente quella della sanità, però sicuramente ci si diceva qualcosa sui servizi in ambito culturale, gli spazi per i più giovani, che sono almeno in due casi emersi, che sono diciamo appunto magari un pochino più puntuali. C'è una dimensione legata al decoro, se è corretto così definirlo, non è esattamente così, perché si diceva della manutenzione, delle pulizie e quant'altro, almeno in un paio di occasioni è stata fatta segnalazione, credo che si tratti più di un tema gestionale e che oggettivamente poi naturalmente si riverbera nell'efficienza dei servizi che dovrebbero essere messi a disposizione ovviamente dei cittadini. Molto interessante perché comunque è una dimensione specifica, quella che ci diceva Andrea sulla ridistribuzione della ricchezza, perché è legato comunque a una dimensione molto 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 specifica, ma replicabile in tanti altri contesti dove ci siano diciamo dei monopoli, se così potremmo sintetizzarli. E, per chiudere, mi sembra che diciamo c'è stato anche il tema della scuola che è stato segnalato, e con la scuola veniva segnalata anche la questione della sicurezza nelle scuole, sicurezza che però è emersa anche non a caso sulla piazza di Milano, e quindi probabilmente un tema che viene percepito naturalmente nelle città di grandi dimensioni, che sappiamo sono un tema ricorrente, che spesso e volentieri anche cavalcato, come ben sappiamo. Infine, la questione comunicazione, che già in altri appuntamenti è emersa con forza, comunicazione sia in termini di rete, quindi tra soggetti inter pares, che possono essere quelli appartenenti al mondo del terzo settore, ma anche in qualche modo comunicazione verso i cittadini in senso lato, anche come occasioni, che diventano occasioni perse, perché ovviamente non ce n'è consapevolezza. Mi fermo qui, Adriano. Ok. Allora, che cos'è questa piccola relazione? A che serve? Serve a far vedere, intanto a riassumere quello che è stato detto, a far vedere ai partecipanti che nulla è perso di quello che è stato detto, nel senso che non c'è uno che ha detto una cosa più intelligente e un'altra l'ha detta meno intelligente. L'abbiamo presa e l'abbiamo messa vicino. E il terzo punto fondamentale che emerge da questa questione è che possiamo trovare dei contatti tra le diverse persone, per cui a un certo punto Gennaro non si sente più solo nel suo problema di sanità, con un certo tipo di disservizio, perché c'è anche Francesco che ha lo stesso problema, o se no il Francesco che parla, Franceschina anzi, che parla di trasporti, ritrova in un'altra persona che ha lo stesso problema. Questa serve per far capire che poi in realtà nel nostro sentire, nel sentire delle persone che partecipano, ci possono essere dei minimi comuni denominatori, anche se certe volte molto, molto significativi. Ok. Abbiamo finito questa parte, quindi riassumiamo rapidamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un modello, insomma, in cui ci siamo scambiati i ruoli, in cui abbiamo ricevuto le persone che sono arrivate, le abbiamo salutate, le abbiamo conosciute individualmente, ci siamo stretti la mano, cosa che anche in embrione nel giorno in cui ci siamo visti a Roma è stato fatto, insomma, il meccanismo della conoscenza. Noi siamo un po' più spartani, quindi non utilizziamo, diciamo, strumentalità che servono per come scrivere i nomi, queste robe qui sono, noi non lo diciamo di meno, insomma siamo un po' più diretti in questa storia, però il tempo di conoscere, di stringere la mano, di guardarsi negli occhi è fondamentale. Poi dopo di che abbiamo cominciato a fare un giro a chiamata di ciascuno dicendo che cosa ne pensi, che cosa ne fai, e abbiamo raccolto, poi gli abbiamo restituito in pochi minuti quello che è stato detto. A questo punto noi come proseguiamo? Possiamo proseguire con un secondo giro, sempre sul tema delle problematiche, perché come potete ben immaginare noi non ci sono tutte le problematiche che potrebbero interessare i vostri spazi, no? I vostri luoghi, che poi uno tra tutti non c'è l'inquinamento dell'aria, dico per dire, no? O se no non ci sono i problemi dell'acqua che è una risorsa comune, ci sono tante cose che sono sfuggite, che non sono emerse. Noi in un secondo giro possiamo stimolare per vedere se effettivamente non sono sentite questi problemi,
o se erano di quarta priorità, quinta priorità e quindi non sono stati detti. Ok, e quella è una cosa che ci aiuta anche questa a comporre il quadro delle priorità di intervento. A questo punto c'è un altro giro. Ok, ci abbiamo individuato i problemi. A questo punto, quali sono le, secondo voi, le potenzialità del luogo? Ossia, di questi luoghi, quali sono le risorse e quelle cose che possono essere, che già esistono e che possono essere utili per vivere meglio? No? Anche in questo caso le risorse possono essere tante, possono essere ambientali, culturali, sociali, qualunque cosa, a partire dalle stesse persone che sono residenti in quel luogo. Vorrei tornare un attimo sui problemi, anche i problemi possono essere tanti, oltre a quelli che avete detto, possono esserci dei gradi ambientali, tanto per capire quale potrebbero essere le problematiche segnalate dai soggetti che partecipano al laboratorio, le cave, industrie con emissioni inquinanti, aree disboscate, parcheggi, frane, aree in dissesto, alterazioni morfologiche e paesaggistiche, i due gradi sociali, alcuni di voi l'hanno già segnalato, i contesti esistitivi degradati, problematiche relative al sostegno delle fasce più deboli, occupazione giovanile, l'inquinamento, rumore, stati di alterazione delle acque e dei suoli, servizi insufficienti, mobilità, salute, istruzione, abbandono, edifici produttivi abbandonati, edifici incompleti, sottoutilizzati e discorrenti, bassa qualità degli insediamenti, densità troppo elevata, mancanza di verde, nodi del sistema produttivo, e chi più ce n'ha più ne metta. Ok. Primo giro accogliamo quello che c'è, poi il secondo giro possiamo stimolare per vedere se non, l'ordine di priorità di ciascuno di queste di altre cose era tanto basso e non ce l'hanno detto, effettivamente ci sono, non vengono percepiti come problematiche alcune che per esempio noi sappiamo esistere. Constatiamo, non dobbiamo fare altro che constatare queste condizioni. Adesso passiamo alle risorse. Le risorse è un altro mondo. Quali sono le risorse? Quali sono le potenzialità di quest'area? Possono essere ambientali, sociali, culturali, quello che vogliamo. L'importante è anche in questo caso cercare di stimolare il fatto di non vedere il luogo in cui uno sta come nulla pneumatico, dove non c'è sta nulla. Come più volte ho detto, insomma, il problema della risorsa è che spesso le persone non hanno consapevolezza di avercela. Quando facemmo un laboratorio in Abruzzo, nella lotta alla Terno, e a un certo punto ai ragazzi che partecipavano a questo laboratorio gli diremmo come si sta qua, e loro ci dissero ma qui non c'è niente, non ci sono risorse, non c'è niente, non succede nulla. Per una persona che abita a Roma, a Milano, stare una settimana in un luogo dove non c'è niente, non succede nulla, è un paradiso, ragazzi. Quindi quello che per i ragazzi poteva essere in realtà percepito come un limite, se guardato con un'altra ottica, poteva essere una forte potenzialità per quel luogo, per loro, per la loro attività produttiva, per inventarsi un mestiere. Ok. Adesso facciamo un altro giro per sapere, secondo voi, rispetto al luogo dove state, quali sono le risorse, le potenzialità del luogo. Però questa volta non vi chiamo, facciamo all'alzata di mano. Il primo che parla, alza la mano e parla. Io sulla penna e parlo. Sandra. Secondo me una regione come la Toscana ha un'attenzione per il paesaggio preponderante su tanti altri aspetti. E questo a volte fa perdere di vista l'attenzione che ci vuole per mantenerlo in un certo modo. Quindi una raccolta differenziata fatta in un certo modo, un'attenzione allo smaltimento dei rifiuti, un'attenzione all'inquinamento. Sono cose che a volte dalle mie parti appaiono meno evidenti perché a noi la collina è casolare, come dice mia figlia, collina casolare, è tanto bello, però magari dietro a quella collina c'è un deposito di robaccia, oppure una cattedrale nel deserto, tipo strade che rimangono non finite o strutture fatiscenti che non vengono mantenute. Questo magari potrebbe essere un'attenzione al paesaggio. Quindi tu hai dato una risposta mista, che è interessante, no? Perché da una parte hai segnalato un nuovo problema, che è molto, molto fine, nel senso che tu hai detto che nel mio territorio viene individuato il paesaggio come componente fondamentale, ma in realtà non viene curato come dovrebbe essere. E questo lo spostiamo nel capitolo che abbiamo detto precedentemente, problematico. E poi tu dici, però il paesaggio è una risorsa, nel senso che se la adoperassimo davvero bene, potrebbe dare ancora di più di quello che dà. E poi hai dato una interessante interpretazione del paesaggio, dicendo il paesaggio di fatto
è il luogo dove succede tanta roba, per cui che forse tanto paesaggio bisogna stare attenti pure a quello che si fa. E questo lo portiamo alla fase successiva, che sono le strategie. Adesso però è detto che il paesaggio è una risposta. Ok, va bene, Sara. C'è altri? No, ci saranno tutti. Come no? Letizia? Ok, vai. Allora, del territorio che ho descritto, di questo quartiere di Livorno, c'è innanzitutto la sua storia, di cui prendere consapevolezza. C'è una piazzetta dove si trovano le persone, le mamme e i bambini. Escono da scuola nelle giornate buone. E c'è una scuola elementare e media. C'è interculturalità perché dentro questo quartiere ci sono, come dire, etnie diverse, oltre ai livornesi doc. Scusa Lenza, io sono curiosone, che quartiere è? Come si chiama? Shanghai. Shanghai! Come no? Ok, ricevuto. Ha una storia gloriosa. Hai... Un'area di propulsiva questo quartiere, poi in 30 anni è arrivata a zona di degrado, però secondo me sono queste le leve, le potenzialità. Sono quindi... molto belle, molto interessanti. Okay. Poi bene. Vabbè, ce ne saranno altre, quelle che vedo. Sì, ok, va benissimo così, va benissimo. A chi tocca? Posso dire io? Andrea? Sì, vai. Sì. Ma intanto confermo per quel poco che conosco che però le potenzialità del quartiere Shanghai sono davvero quelle che diceva Letizia, perché è un luogo meraviglioso ed è pregno davvero di storia e di sana popolarità, ecco, quindi davvero. No, per quanto riguarda invece le potenzialità del mio territorio, evidentemente sono collegate alla problematicità, cioè la potenzialità è che se la problematicità era una non distribuzione della ricchezza vista lo sfruttamento delle concessioni dei bacini marmiferi, la potenzialità sta proprio all'interno dei bacini marmiferi, della possibilità di avere una maggior ricchezza complessiva del territorio, non solo da un punto di vista direttamente economico, ma nel suo insieme. Quindi è una potenzialità strettamente collegata alla risoluzione del problema. Ok, molto bene. Grazie tanto, Andrea. Andiamo? Chi c'è? Pronto? Sono Giorgio Gisella. Vai, Giorgio, scusa. Dalla provincia di Alessandria. Sì, sì. No, io faccio un'integrazione a anche ai discorsi che mi hanno preceduto. Per lo studio delle problematiche, ma soprattutto anche delle risposte di risorse, no? Per esempio, noi nel nostro territorio della provincia di Alessandria, e particolarmente quello della Quese, che è anche zona UNESCO, tutti rivelano no, delle criticità, logiche, problemi della sanità, delle strade, così. Però se questo territorio è stato inserito nel patrimonio dell'UNESCO, c'è un lavoro di fondo dell'agricoltura, del territorio, che è ancora in certe parti ben tenuto. E qui cosa si ricollega? Al discorso, ma com'è ben tenuto? Perché i paesi si stanno spopolando, vivono un po' ancora su qualche azione di turismo, ma tutto questo da cosa è sostenuto? Prima si parlavano delle periferie, si parlava dell'integrazione degli immigrati. La risorsa di questo patrimonio UNESCO è principalmente dovuta a un po' al passato, agli agricoltori che hanno fatto tanta fatica su queste terre con tanto sudore, ma in questo momento storico è proprio tenuta dall'integrazione dell'immigrazione. Sono gli immigrati che ci portano a questi risultati. E tante volte vedo, e faccio mea culpa e mea critica, noi no, vediamo il risultato senza analizzare da cosa si crea questo risultato. Okay. E questa è un'integrazione che volevo fare. Questo è molto interessante. Grazie tanto, Giorgio. E questo mi sembra interessante come potenzialità, perché evidentemente tu segnali
l'integrazione degli immigrati come elemento per fare molto di più che produrre delle pere o delle patate, ma per fare una conservazione di un paesaggio, per fare la conservazione anche di comunità, quindi di luoghi che hanno un certo valore. Questo è molto interessante. Andiamo appresso, stiamo parlando di risorse e potenzialità. Chi parla? Posso? Vai, vai Rosanna. Grazie. Ma mi è venuto in mente i comitati di quartiere che magari potrebbero essere contattati e... Va bene, è bellissima questa cosa. Certo. Le potenzialità delle risorse sono, come abbiamo detto, sono anche sociali, quindi certamente è sicuramente un elemento di sapete che ci sono già dei comitati, delle associazioni, dei soggetti che sono già attivi sul territorio, è un elemento sicuramente di potenzialità, nel senso che uno si può agganciare con loro e andare avanti. Anche se ammetto per mia ignoranza che non so esattamente cosa fanno, perché io vedo dei filmati su Instagram fatti da qualcuno che conosco, che fa parte del comitato di quartiere, però poi non riesco a capire se l'azione è soltanto figurativa oppure vengono fatte delle azioni per risolvere veramente dei problemi. Ecco, questo non lo so. Questo poi si può andare a controllare col tempo, nel senso, per esempio, uno dei momenti in cui si può controllare è invitandoli a partecipare al laboratorio di progettazione. Se arrivano con una bella testa, disponibili altre cose, vuol dire che sono una bella potenzialità. Se arrivano, non arrivano, vuol dire che non sono una potenzialità. Se arrivano di traverso, sono una mezza potenzialità. Quindi, questo poi si può verificare in corso d'opera. Ecco. Comunque, questa è una buona segnalazione, una buona risorsa. Carlo? Alla fine di fatto mi aggancio anch'io a quello che diceva Rosanna, nel senso che una cosa che ho notato, io abito qui a Vinovo da una decina d'anni e rispetto alle realtà che ho visto prima, sia Torino sia fuori Torino, comunque c'è una grande partecipazione della gente. Ci sono tante persone che fanno attività varie e spesso manca magari la comunicazione, manca la consapevolezza delle altre risorse. Però tutto sommato, secondo me, sono potenzialità che si possono sfruttare, magari che semplicemente parlandosi si scopre che magari si fanno cose complementari. A volte ci sono magari due associazioni che fanno la stessa cosa, magari ci si può organizzare e fare in modo di distribuire meglio le risorse. Però noto che ogni persona con cui parlo mi capita di scoprire che fa qualcosa di interessante che comunque va a vantaggio di tutta la comunità. Questa è un'altra bellissima articolazione, il fatto che ci siano tante persone che anche individualmente fanno delle cose, oltre che raggruppati, che fanno delle cose che sono utili per gli altri. Molto bene, andiamo appresso. Chi ci abbiamo? Yuhu! Yahoo! Forza, non vi fate chiamare, dai. Io... Vera, vai. Ecco. Cioè, secondo me, sì, anch'io credo che io vengo da una città. Io prima abitavo a Monza. Uh-huh. E poi quando mi sono trasferita qui, alla fine è un piccolo paese. Credo che in effetti le associazioni genitori e le amministrazioni sono più facili da avvicinare, no? Le amministrazioni comunali. Per cui credo che secondo me possano essere una risorsa il dialogo appunto con i dirigenti scolastici, cioè mi sembra qua un'altra situazione di vita. Io prima in città mi sembra tutto più distante, qui secondo me si può lavorare proprio sul fatto della comunicazione sui dirigenti, sulle amministrazioni, sulle associazioni per cercare di fare rete. Molto interessante anche questo è direttamente collegato alla dimensione degli insediamenti, diciamo che è il primo livello dei tre incontri, siamo partiti dalle grandi città a scendere, è la prima volta in cui qualcuno dei partecipanti individua come più semplice andare a parlare con le amministrazioni. Normalmente nei due incontri precedenti, che erano invece su aree urbane più grandi, da tutti era evidenziato l'inaccessibilità del contatto con le amministrazioni. Molto interessante. Andiamo appresso. Grazie. Chi ci abbiamo?
Serena, vai. Serena? Non ti sentiamo però. Vorrei aggiungere un'altra cosa che mi è venuta in mente sul sensibilizzare. Penso che sia sempre, almeno ho sempre creduto nei rapporti di vicinato, però a Milano è sempre un po' difficile. Però penso che magari qualcosa si potrebbe fare nei condomini. Allora a Milano ci sono dei grandi condomini, non ci sono le palazzine, e quindi è sempre complicato. Però magari creare dei gruppetti di condomini attivi. Ecco, c'è andata già in una strategia, questa è una strategia, non è una risorsa. Nel senso che sei entrata, come ha fatto prima Sandra, in un altro capitolo della nostra cosa. Nel senso che una volta che uno ha capito, per esempio, la risorsa può essere la disponibilità dei cittadini, l'abbiamo segnalata con la... Allora uno può dire, va bene, visto che i cittadini sono tendenzialmente disponibili, tra i cittadini c'è molta gente che è disponibile, e visto che il problema è quello dell'interscambio, che abbiamo già evidenziato, la difficoltà di interscambiarsi in alcune situazioni, per esempio costruire dei ragionamenti, dei gruppi, di altre cose, su unità insediative, quindi vuoi il condominio grande o vuoi il quartiere piccolo, insomma quello che è, può essere una soluzione. E questo qua è una strategia. Dopodiché l'azione è come lo faccio sta cosa? Quindi faccio un bando pubblico, no? Comincio a mettere i manifesti per strada, faccio una cosa di WhatsApp, non lo so, questo è a secondo che cosa si vuole fare. Ok? Questo è solo per ritornare al ragionamento che facevamo prima, di cercare ogni volta che ci arrivano gli stimoli di far capire, di interpretare gli stimoli, di far capire a colui che partecipa in che fase sta, per non fargli accorpare tutto. Problema, potenzialità, strategia e risorse, perché se si ammaloppa tutto noi non riusciamo più a tirare fuori i pezzi, diventa tutta una mappatazza e non riusciamo a capire perché. E normalmente questi sono quelli che tendenzialmente poi, se non riescono a sciogliere questo nodo, sono quelli che mugugnano, nel senso che non riescono poi a trovare la modalità di agire perché non l'hanno sedimentata sta roba, capito? Il loro stato d'animo diventa fagocitatore di tutto quanto, che non è sbagliato avere uno stato d'animo arrabbiato, per carità, se uno ce l'ha ci sarà una ragione, ma è importante individuare la ragione, il motivo e anche capire che ci sono, non sta all'inferno, cioè, per me, ancora, quindi qualche cosa di buono dentro sta roba ci sta, e è su quella che va ricostruito il rapporto e la società. Ok, chi altro c'è che parla? Sì, proverei io, se mi si sente adesso. Sì, benissimo. Okay. Volevo dire che noi ad Acqui, in questo periodo, ad esempio, volevo fare un esempio, stiamo organizzando le Acqui Olimpiadi e stiamo proprio a livello di rete, stiamo cercando di coinvolgere tutte le associazioni del territorio che si occupano sia di disabilità che comunque di cosa affini, ecco, e stiamo tentando appunto di far sì che tutti possano partecipare e conoscere meglio il mondo della disabilità e come muoversi. Ok, questa fa parte delle, se noi possiamo interpretare come una buona pratica, cioè un elemento di riferimento per alcune azioni che si possono fare. Se la vogliamo mettere come potenzialità è il fatto che ci sono dei gruppi che già si organizzano, in questo caso anche cittadinanza attiva, però per capirsi questa è una potenzialità perché evidenzia che c'è un tessuto sociale che è disposto ad aggregarsi per degli obiettivi. Ok? Grazie, Serena. Chi ci abbiamo? Forza, ragazzi, forza. Paola? Ti dico chi non ha parlato. Paola, Sabrina? Naima? Naima, su, dove stai? Aprite sto cavolo di video. Dove siete andati? Guarda il caffè. Tornate da noi. Che ci abbiamo? Nessuno? Mara? Dove sta Mara? Sei andata. Mara ha detto che aveva una riunione. Ok, va bene. Cerese, dove sta Cerese? Cerese stava, sei andata pure Cerese. Eccola Cerese, dai, metti l'audio però. Mettici l'audio, se no non te vediamo. Non te sentiamo. Eccoti, vai. Ecco, mi senti adesso? Sì, sì.
Ma io non ho una grande in questo momento. Non ho una grande opinione al riguardo, nel senso che le risorse sono. Non l'ho ben capito, perché ripeto, in una situazione così di scollamento come quella che percepisco io sul mio territorio, vedo veramente sempre tutto difficile. Quindi non. E poi, essendo una piccola città, vedo che c'è sempre bisogno di un collegamento, cioè un fare molto paternalistico, diciamo così, cioè alla vecchia maniera, per dirla tutta, se non conosci non ti muovi. Ok, cioè, allora passi... utilizziamo il tuo caso per fare un ragionamento comune. Allora, vediamo un po', perché questo stato d'animo e questa interpretazione che ci sta dicendo Cerese si incontra spessissimo a livello... di lavoratori, nel senso che c'è molta gente che ragiona, che non riesce ad applicare la propria creatività, che è tantissima, rispetto a delle questioni che non riesce ad evidenziare. Per esempio, l'Aquila c'ha un centro storico che è spettacolare, insomma, non è stato anche in parte ristrutturato, riaggiustato dopo il terremoto, in parte. Io direi che quella potrebbe essere, per esempio, una risorsa. Ma adesso che non lo si utilizzi... Ma risorsa per cosa? Cioè, quello è uno stato di fatto, nel senso, quello c'è. Sì. Anche avere un pozzo di petrolio è uno stato di fatto, però da un sacco di soldi. Quindi, insomma, il problema è quello di capire... Potrebbe essere una risorsa, ma per esempio io dico che... ci sono tantissimi commercianti che sperano, che vorrebbero tornare nel centro storico, e i proprietari dei palazzi da subito, da quando, proprio man mano che gli ridavano i palazzi, hanno sempre applicato degli affitti altissimi. Quindi non c'è mai stata una collaborazione. Questo è molto interessante. In un obiettivo comune. Quello che dice... ovviamente volevano riprendersi i loro soldi, e non c'è stata una politica anche da parte del comune di obbligare a affitti ad un certo livello, okay. Via dicendo. Quindi... un attimo solo. Quello che stai dicendo è interessantissimo, però è mischiato, nel senso che il fatto che ci siano queste persone che stanno speculando sull'investimento pubblico, perché la casa gliel'abbiamo riparata noi con i nostri soldi, e loro la rimettono in giro con dei prezzi elevatissimi, è un problema, e quindi lo mettiamo nelle problematiche. Il fatto che tu dici non c'è stata una maniera di conduzione di questa roba fa individuare la faccenda che nelle proposte noi potremmo dire, supponendo che emerga questa roba, ok, perché non interveniamo come pubblica amministrazione a dire perché tu chiedi questi affitti così elevati che mi impediscono che il centro si riempia di gente, di attività, perché siete voi responsabili. Io come pubblico le case le ho riparate, tu ci stai speculando sopra, c'è qualcosa che non funziona. Non ti dico che non ci devi speculare, ma casomai un pochettino di meno, in maniera tale che i ragazzi possano rientrare con le attività. E quindi è già una proposta. Quindi tu, nel tuo discorso, da una parte c'è un ragionamento di problematica, che è vero, tutto vero quello che dice, noi stiamo solamente separandolo rispetto a questo momento. Mettendolo in ordine, ce n'è molto bisogno, sì. Ed un'altra è una proposta. In mezzo a questo però c'è sicuramente la considerazione del fatto che il centro storico è una risorsa. Poi dopodiché, se una la usa male o non la usa, come tu stai dicendo, che è vero, l'Aquila la conosco abbastanza bene, e quindi so la storia di come è andata in questi ultimi 12 anni e passa. Quindi è un problema, però in realtà quello è una risorsa. Nel senso, se la utilizzassimo bene, se effettivamente riuscissimo a riutilizzare quell'enorme investimento di hardware, di ricostruzione che è stato fatto, in una ricostruzione anche sociale, noi potremmo ottenere un risultato di indubbia qualità, perché quella è una risorsa, no? Ok. Quindi, per esempio, quello è un ragionamento. Un'altra risorsa, per esempio, sono una serie di edifici che sono un grandissimo problema, perché anche questo è importante da capire, no? Noi sappiamo che dopo il terremoto hanno costruito un frego di roba, in particolar modo col progetto case, nuove abitazioni, che poi le persone sono state messe lì e poi dopodiché le sorprese e riportate nelle case,
per di più ciascuno di questi quasi sempre aveva un paese di origine in cui gli hanno ristrutturato anche la casa, quindi di fatto c'è in questo momento una disponibilità enorme di edifici, un problema gigantesco perché il territorio è stato massacrato, perché quello che c'è per noi, però anche una grandissima risorsa, perché noi abbiamo una quantità di costruito che è superiore al costruito utilizzato. È un problema, ma è anche una risorsa. Mo, come risolviamo questo problema e quindi come facciamo a diventare la risorsa una risorsa, non lo sappiamo. Però sicuramente il fatto di avere a disposizione delle case riparate, restaurate, e un pacchetto di case costruite 10 anni fa come progetto case, bruttine direi, anche un po' di speranti, però effettivamente case in cui ci può andare a abitare altra gente. E come abbiamo le case in montagna della stessa famiglia che stanno su e sono state restaurate anche quelle, seppur seconde case, bisogna farci un ragionamento. Però è una risorsa, perché quella quantità di costruito fa parte dell'investimento che noi abbiamo fatto economico. Quindi è su questo tema che bisogna far ragionare i nostri voi attivatori, che sono io, rispetto alle persone che arrivano in questo momento, la cui parte in questo momento state facendo voi. E lo stimolo da dare è anche quello di cercare di capire come spesso delle cose che sono brutte, rovinate o che sembrano dei problemi possono, se presi da un'altra dimensione, diventare dei vantaggi. Immaginate, per esempio, l'altro ieri parlando con i nostri amici di un altro gruppo, diciamo, ora ci sarebbero bisogno dei presidi sanitari. Ok, presidi sanitari, che tu c'è in una zona che ci sono una serie di edifici abbandonati o scuole che non vengono utilizzate completamente, come avviene in quasi tutte le aree interne in Italia, quello potrebbe essere una giusta combinazione. Gli spazi già ci sono, bisogna trovare un altro, piuttosto che andare a costruire nuove cose, fare altre, potremmo essere un recupero di un investimento già fatto. Quindi quello che è un problema può diventare una potenzialità, e così tante di queste cose si possono pensare. Ok, c'è qualcun altro che deve parlare? Abbiamo parlato sì molto. Sì, ciao a tutti, chiedo scusa ma sono Sabrina di Varese, chiedo scusa ma noi siamo in macchina, ogni tanto la voce va e viene. Sì, vai tranquillo. Allora, per quanto riguarda le risorse che troviamo noi sulla sanità, le risorse siamo noi, i volontari, almeno infatti noi volontari, credo che la sanità varese non esisterebbe, ecco. Che comunque noi siamo sul campo 7 giorni su 7, spesso dalle 9 del mattino fino a chissà quando, a minimo alle 18, ecco. Noi tanto per fare un esempio, stamattina siamo partiti alle 9 da casa e stiamo tornando a casa adesso. Noi siamo stati presenti sul campo anche nei centri vaccinali ad aiutare le persone a disbrigarsi anche nella burocrazia, che comunque è una cosa che uccide, cioè quello che abbiamo notato noi. Ecco, parlando delle risorse, per noi è questa la risorsa che possiamo avere sulla sanità. Spesso avanziamo anche delle proposte, perché abbiamo instaurato anche un rapporto di collaborazione con la SST, in questo momento soprattutto quello di Varese, ma anche altre, no? Sempre in provincia, che sono i servizi dei cittadini, ecco, perché cittadino che non riesce ad avvicinarsi comunque a un'istituzione che è lontana, ecco. Ok, molto bene, interessante. Sarebbe tanto lavorare sul territorio. Naima, vi sento a tratti. Ma poi verrà fermo. Lo so, si sente male. Va bene, comunque credo di aver intuito quello che stavate dicendo e mi sembra comunque un'indicazione molto interessante, nel senso il volontariato è sicuramente un elemento di grandissimo valore all'interno dei territori. In questo caso voi fate un volontariato sulla sanità, però ci sono tante altre forme di volontariato che per noi sono interessanti da capire che esistono e da far capire agli altri del laboratorio che esistono. Grazie tante. Ci sono altre persone che altre persone, qualcuno di noi che non ha ancora parlato? No, mi sembra che abbiamo parlato quasi tutti. Mi sembra. Forse Marzia? Marzia, vuoi dire qualche parolina? No. Va bene, ok.
Allora, a questo punto che cosa succede? Abbiamo raccolto queste potenzialità, va bene? E che cosa succede? Succede che il Raniero ci fa la sintesi di quello che ci siamo detti. Vai. Sì, andrò più rapido di prima perché siamo stati ancora più ermetici, però delle cose interessanti sono emerse. Su tutte credo si possa dire la risorsa umana, insomma, in qualche modo in tante sfaccettature diverse questa cosa è stata sottolineata, dalla collaborazione con eventuali comitati, coinvolgimento dei comitati. Io aggiungerei anche immaginando i singoli cittadini, perché poi spesso e volentieri ci sono degli animatori sul territorio che si muovono, diciamo, pro domo propria e attirano, coinvolgono anche altri. Ed è interessante le diverse sfaccettature che sono state date di questo tipo di coinvolgimento, intendendolo anche appunto alla scala più puntuale. Si parlava anche di condomini nel momento in cui si immagina appunto la città. Connesso strettamente a questo, naturalmente, c'è il discorso di messa in rete. Quindi la potenzialità in realtà intrinseca è quella di poter lavorare insieme. E lo diceva Carlo in particolar modo, insomma, di far emergere magari già semplicemente con il dialogo, con la comunicazione, tutte quelle informazioni che possano permettere in qualche modo di migliorare, di mettere a sistema, di, si potrebbe dire, un termine non particolarmente esaltante, massimizzare lo sforzo, no? Che spesso e volentieri in realtà si moltiplica perché ognuno di noi lo mette in campo e in realtà potrebbe essere un pochino più produttivo. È emerso questo tema della prossimità, che in realtà non è la primissima volta che emerge, che diceva Vera, per quanto ci portava insomma su due dimensioni, diciamo, urbanistiche diverse, mi si passi la sintesi, e che permetterebbe naturalmente un dialogo più agevole, quindi anche un potenziale responsabilizzazione dell'amministrazione. Ovviamente questa cosa, se noi operiamo all'interno di un contesto urbano più complesso, può succedere anche alla scala locale, quindi se scendo alla scala di municipio, mi pare che l'altra volta si dicesse ad esempio su Roma, naturalmente la dimensione un pochino si accorcia, anche se poi, insomma, ad esempio se penso a Roma, questa cosa è abbastanza complessa a prescindere, e questo è un altro aspetto. Una cosa che mi è piaciuta moltissimo, è uscita in qualche modo anche, almeno in uno dei precedenti incontri, quando in sintesi fu detto anche il territorio è una risorsa, perché più di uno di voi ha evidenziato il tema del paesaggio, quindi in tante declinazioni diverse, anche come impegno naturalmente a mantenerlo e come, nel caso specifico, ce lo segnalava Giorgio, come possibilità, come viatico di inclusività. Inclusione che è stata sottolineata anche appunto in questo caso in contesto urbano da Letizia con l'esperienza del quartiere Shanghai. Chiudo con questa considerazione che faceva Sabrina, se per quanto l'abbiamo sentita, diciamo, in modo andante, con moto, oserei dire, visto che era in macchina, che ci diceva la sanità siamo noi, se non ci fosse l'impegno dei volontari. E qui ritorna appunto il tema delle risorse umane, perché appunto l'impegno volontario esercitato anche già da ciascuno di noi porta un plusvalore che forse già questa esperienza che stiamo condividendo ci sottolinea, ci pone all'attenzione maggiormente di come dialogando e crescendo insieme in realtà possa essere potenzialmente anche più forte, più importante. Direi mi fermo qui. Ok, molto bene. Allora, riassumiamo quello che abbiamo fatto adesso. Abbiamo fatto un modellino di quello che è l'incontro con i cittadini nel laboratorio. Il laboratorio noi lo incominceremo, adesso ci avremo un altro incontro insieme, può essere che ce ne sarà anche un terzo, adesso stiamo cercando di capire se sempre da remoto, così come abbiamo fatto adesso, e poi ci organizzeremo nel prossimo incontro per capire come mobilitare a livello locale le persone e farle venire in questo laboratorio di progettazione che vogliamo fare con loro. E come abbiamo detto che si fa questo laboratorio, c'è in caso che abbiamo l'esame, abbiamo parlato delle mappe territoriali, salutiamo le persone che arrivano molto serenamente, il clima è sereno, è disteso,
si parla con queste persone, si fa un primo giro su quelle che sono le problematiche, tutte le problematiche che emergono sono corrette, a parte quello che abbiamo detto, il problema dei migranti, lo facciamo subito, a parte tutti gli altri. Insomma, sono, per noi non debbono avere la nostra posizione, l'importante è che siano veri, nel senso che dicono quello che effettivamente pensano e che non parlino con parole di terzi. E raccogliamo queste cose, non esprimiamo un parere, dopodiché c'è l'intervento di Raniero per capirsi che sintetizza, che farà uno di voi, che sintetizza quello che è emerso in questa storia, si fa il secondo giro sulle potenzialità, si raccoglie tutta questa roba e si fa un piccolo riassunto finale. Dopodiché la riunione finisce, ci salutiamo, ci diamo appuntamento per la riunione successiva, nella quale noi porteremo quello che è stato detto, elaborato, in modo che loro potranno controllare che la loro partecipazione sia in qualche modo servita a qualche cosa. E quindi si riconoscono all'interno di quello che è stato detto. Abbiamo detto che possono emergere delle cose che sono molto simili, per esempio a un certo punto, ricordate, abbiamo citato Malagrotta, a Malagrotta usciva fuori praticamente che c'era il problema della discarica, altri problemi per loro, ovviamente collegati alla salute, però insomma, è un problema di discarica. È possibile che non ci troviamo in condizioni di questo genere, vedendo le aree che noi abbiamo segnato, insomma, non dovrebbe avvenire così mono. Ma supponendo a un certo punto, come oggi, che sono usciti fuori principalmente due problematiche da quello che avete detto, sono usciti fuori, diciamo, non è che sono le più rilevanti, sono le più numerose, più volte richiamate, E non è un problema di maggioranza, però diciamo sicuramente trasporti, uscita fuori e sanità, no? Più tante altre cose. Perfetto. A un certo punto noi parliamo con voi, siete gli attivatori, entrate in questa riunione e ciascuno di voi ha in mente le sue priorità. Per esempio uno ha trasporti e sanità. E trasporti e sanità non esce da questo giro di chiacchierate. Che facciamo? Cioè voi siete credete, anche perché spessissimo siete volontari o addirittura lavorate nel settore, che trasporto e sanità siano dei problemi. Ma dal racconto fatto dalla cosa, questi problemi, no, questi due problemi non escono. Che famo? Vuol dire a Romano, però, che gli devo dire a questo? Sono Sabrina, intervengo io. Cioè, magari direi, la butterei lì dicendo che per arrivare in questo posto mi ci è voluto un sacco di tempo, ho fatto una sorta di odissea fra treni, autobus e non so che, e quindi direi strano che voi non abbiate mai percepito, no, questa cosa qua, e gli chiederei, ma è proprio così? È proprio vero? Come vi spostate voi? Questo è sicuramente un ottimo sistema, nel senso che si incomincia a parlare con le persone senza dare un giudizio. Ma si cerca di stimolare per capire perché a voi è, insomma, è emerso, siete consapevoli che è un problema e non è percepito dagli altri questa cosa. C'è qualcun altro che ha qualche idea, altra idea, oltre a questa strategia di Sabrina, che la chiameremo adesso la strategia di Sabrina, che è buonissima. Ce ne sono delle altre? Voi state lì e questi non rispondono alle aspettative. Le aspettative sono legali, insomma, se le possiamo avere. No. Però a un certo punto noi abbiamo un territorio che abbiamo interpretato con rifiuti, la sporcizia, la sanità, tutto quello che ci siamo detti oggi. E dall'altra parte invece emerge altre cose. Adesso, per carità, sono Carlo, quello che diceva Sabrina sicuramente è corretto, era un movimento anche a me, però effettivamente può essere utilizzato solo per poche cose, per esempio i trasporti. Già per esempio sulla sanità, ipotizzando che magari uno vada in una zona che non è la propria, diventa complicato andare a dire sì, ma nella vostra ASL succede questo piuttosto che quest'altro. Magari se io so che è un problema, ho dei dati in mano, ipotizzo. E quindi magari posso fare in modo di tirare fuori questi dati e dire, ma scusate, nessuno di voi, ma in modo molto sincero, tanto ben detto, si cerca di creare un ambiente amichevole, no? In modo molto sincero, cioè, mi stupisce che nessuno di voi abbia detto questo quando a me risulta che ci sia questo problema. Poi magari in realtà le persone con cui parlo non vivono quel problema. Io per esempio quello che ho detto prima lo vivo perché da 6 anni a questa parte ho una serie di problemi di salute. Fosse stato 6 anni fa, non avevo neanche idea
che ci fossero questi problemi, no? Per cui la sanità genericamente per me funzionava bene. Poi non posso lamentarmi di come funzioni la sanità. Io francamente per alcuni problemi che ho avuto non ci sarei neanche più. Quindi tutto sommato posso dire che la sanità da queste parti funziona bene. Ci sono alcune criticità da sistemare, no? Però ribadisco, non avessi l'esperienza personale non lo potrei assolutamente dire. Quindi so che nella mia ASL succede questo. Nell'ASL in cui ero prima, non lo so, non mi è mai capitato. Quello che dici te, Carlo, un'altra aggiunta alla strategia, che adesso chiameremo strategia Sabrina Carlo, nel senso che è un altro elemento, che è l'elemento conoscitivo, e poi tu hai evidenziato un fatto che è fondamentale, nel senso la percezione spesso dipende dalla vita, da quello che uno ha percorso nella sua vita. Però il fatto che, per esempio, uno dice... non so, li stimola pure, no? Ma non avete problemi di questo tipo? Nel caso se c'è due dati è meglio, però anche il dato è un raffreddante, come si può dire, no? Nel senso è un'oggettivazione ed è fatto con non tecnici e può essere anche un raggelante nel rapporto, non so se mi spiego come tipo di... Però stimolarli, come dicevi te, a capire, no? Insomma, non vi è mai capitato, no? Nel senso, io ci ho avuto questa esperienza, poi no. Parlare delle esperienze personali può essere un facilitatore, perché riconoscono la persona dall'altra parte, no? E quindi non il... Immaginatevi che i processi di partecipazione ce ne sono tanti, in alcune di queste aree dove noi andiamo a operare, anche formalmente sono stati fatti, no? E quindi, che ne so, per l'agenda 21 e poi successivamente per le altre operazioni, i piani regolatori chiedono il parere delle persone, ci sono dei percorsi in qualche maniera. Noi dobbiamo dare una cosa differente, nel senso che secondo me sulla parte umana noi possiamo essere molto più proattivi, nel senso essere molto più convincenti, cosa che invece normalmente i processi partecipati formali è un po' meno curata, nel senso che mi può fregare di meno, cioè, per capire, no? Posso dire, certo, una cosa? Ciao, Alizia, vai. Allora, io non lo so, non ho idea se sono nel giusto o nello sbagliato, me lo direte voi, poi ci tengo al giudizio veramente. Allora, io penso questo, che la neutralità di solito non esiste, che ci porti ad essere capaci di rimettere tutti su un terreno di neutralità, cioè di giusto peso ad ogni pensiero in campo. In campo ci siamo anche noi, e io penso che se entriamo in relazione con gli altri e dobbiamo, ci deve essere un elemento empatico anche, le devi sentire le cose. Il problema di cui stai parlando ce lo devi avere un po' addosso anche te, quindi è legittimo avere un punto di vista. Il mio comportamento in situazioni in cui mi trovo, che so, gestire un gruppo, è esplicitare anche il mio di pensiero, il mio punto di vista, e scendere e mettermi sul piano degli altri se è una cosa che non è presente, dopo se sarà utile, di stimolo e accolta bene, altrimenti bisogna anche riuscire a fare un passo indietro, perché vuol dire che il momento e la fase non è matura per recepirla quella cosa. Però da un lato non penso che ci sia, è una carta importante se si vuole costruire qualcosa, che poi deve avere uno sviluppo, un futuro, no? Si tratta, la partecipazione è esserci veramente sulle cose e anche sentirle. Ecco, la sento, questo elemento qui lo sento importante. Per portare l'esempio, Shanghai, siccome, vabbè, io ci sono dentro questo percorso in questo momento, mi sono seduta sulla panchina, ho ascoltato e ho detto. E quindi è stato ultra informale, perché convocare un incontro proprio non se ne parlava, non se ne parla in quei posti, in questo momento, no? E quindi ho ascoltato quello degli altri, ho esplicitato il mio, e poi stiamo trovando un momento comune comunque. Ecco, non so se è... non credo molto nella neutralità, ecco, nel fatto di porsi su un altro. No, Letizia, noi non siamo neutrali, nel senso che, però il nostro punto di partenza non è quello di dire la soluzione, questa è l'unica differenza. Quindi noi sappiamo, sono tanti anni che lavoriamo sulla sanità, come sono tanti anni che lavoriamo su tanti altri temi, la scuola,
il consumo di suoli, tutte queste operazioni che stiamo facendo sul riuso, la spreca FAO, tanta roba ci abbiamo. Quindi noi abbiamo il nostro libretto di soluzioni, ma noi non stiamo in questo momento facendo proseliti alla nostra associazione, noi stiamo lavorando in un altro meccanismo, quindi noi il nostro, quello che dici te, la nostra non neutralità, è quella di dire, ed è il punto fondamentale di questa operazione, che c'è un diritto che dei cittadini di progettare il proprio futuro e che noi su questo lavoriamo. E questo mi sembra un intendimento forse molto più grosso di quelle che sono le nostre posizioni, perché è un metodo per raggiungere le posizioni ed è un'acquisizione di forza da parte delle comunità. E quindi noi crediamo che più le comunità sono forti e più saranno in grado di recepire quelle che sono le nostre proposizioni, quindi anche i nostri contenuti. Ma intanto, se non c'è un metodo, se non c'è un sistema per cui le persone possano aggregarsi pariteticamente, esprimere le proprie opinioni, e quindi da questo punto per me è meno importante che ci sia qualche opinione discordante, basta che non sia contraria ovviamente, ma discordante, piuttosto che garantire il metodo che noi stiamo facendo, perché è il metodo che noi ci auguriamo possa servire in altre condizioni. Non per nulla noi abbiamo fatto, tra gli interventi c'era tutto, infatti nella parte diciamo, frontale della corsa di formazione abbiamo dato tanto spazio all'ascolto. No? Noi in questo momento, ma non siamo neutrali per nulla, anzi siamo molto da parte, perché se tu vedi come vengono fatti i processi di consultazione, appunto di consultazione e di partecipazione, vedrai che noi abbiamo una bella parte, bella chiara, capito? Da dire, che già e ci caratterizza fortemente, perché non li fanno gli altri soggetti, non fanno modalità di formazione. Ed è per questo che io entro, avendo tutte le mie consapevolezze, tutte le mie idee, per carità, ma non le voglio imporre, perché non le voglio dire, voglio sapere tu che cosa la pensi, perché io credo che, pensandoci tu, può essere che poi, come tecnico o esperto, perché poi anche colui che lavora in associazione da 20 anni è di fatto un tecnico, per capirsi, non c'è bisogno di essere laureati per essere diventare, per avere una capacità propositiva, come tecnico, come persona informata, ti posso dare delle soluzioni e quindi ti avvicino piano piano. Ma tu mi puoi anche cambiare le mie, può essere pure che alcune cose sbaglio, perché casomai non ho considerato una condizione specifica tua o una buona idea tua, no? Perché possono avere buone idee anche coloro i quali non stanno ancora dentro cittadinanza attiva, ma stanno da altre parti, no? Quindi la posizione ce l'abbiamo, non siamo neutrali, però quello che dobbiamo far capire è che noi promuoviamo è questo metodo. Dopodiché noi abbiamo tempo anche di condividere con loro, capito Letizia? Perché ci sono delle fasi in cui noi non discutiamo, ma ascoltiamo, e delle fasi in cui, per esempio, faremo delle scelte, perché per esempio nelle strategie, che è un po' il cuore delle scelte, noi parleremo, cioè non è che stiamo zitti. Parliamo però sempre interloquendo, sempre senza dare il nostro progettino definito. Intanto perché io personalmente credo che il mio progettino cambia di volta in volta. Tant'è che i miei amici e collaboratori e colleghi mi costringono sempre a fare degli ordini del giorno, delle riunioni o degli incontri che io non rispetto mai. Perché secondo me le cose cambiano guardandosi negli occhi, vedendo come interloquiscono le persone. E io cambio, no? Rispetto alle cose. Io prendo appunti non perché voglio fare la cronistoria di quello che siamo detti, perché voi mi date degli stimoli su cui cambiano anche le persone. Che dici? Cambiano anche le persone al cambiare degli ordini del giorno. E dico, io mi prendo gli appunti perché sulla cosa che dite ci ragiono, insomma, no? Nel senso ci pensa, mi cambia le posizioni. Io da quando ho cominciato a parlare con voi nel senso di oggi, ma questa cosa ho cambiato, ho approfondito, ho dettagliato, ho organizzato, certo, alcune parti etiche, alcuni criteri fondativi non mi cambiano, però l'articolazione sì. Ok, grazie comunque Letizia di questa osservazione che è utile a capire meglio cosa dobbiamo fare. Va bene, allora abbiamo definito una strategia Sabrina Carlo e in cui si dice, va bene, io ho avuto questo problema nel senso dei trasporti, o se no, ma com'è che lo percepisci? A me era sembrato di sapere, no? O mi è capitato a me, o in un'altra situazione ho avuto queste cose, qui funziona tutto bene. Dopodiché vediamo che succede, nel senso, anche in quel caso può rimanere Vox clamans in deserto, e a quel punto, come si dice, c'è dove mo sta.
nel caso poi dopo si riprende o casomai si ritorna su queste storie, o se no, casomai si ragiona sulle strategie ancora un pochettino, si approfondisce, o se no, come sempre, quasi sempre avviene, poi c'è una condivisione, perché noi non diciamo delle cose stupide, per cui altre persone che non ci hanno pensato si avvicinano a quel tipo di tema. Ok, se non ci sono osservazioni, sono il 48, osservazioni, domande, via discorrendo, io direi che ci possiamo fare un ragionamento molto rapido su quello che dobbiamo fare quest'altra volta, quando ci vediamo, e poi Alessandra ci racconta in due parole la questione dell'informatica e del social. Allora, intanto i problemi, l'abbiamo detto, per quanto riguarda le risorse, le risorse, come abbiamo detto, possono essere tante anche in questo caso. Faccio un elenco come ho fatto prima, dopo che avevamo parlato sulle risorse. Possono essere ambientali, per una sorgente, laghi, fiumi, stagni, bosche, fauna, quello che dobbiamo fare, sociali, personaggi. Immaginatevi in un piccolo paese la presenza di un artista. Io cito sempre Dacia Maraini, che è andato in un paese dell'Abruzzo, no? È una persona che si è trasferita lì, una persona nota, una donna di cultura, e intorno a lei si è costruito un ragionamento sociale, economico, c'è gente che la va a trovare, fanno una rassegna ogni anno in questo piccolo paese. Quindi anche solo le persone individualmente, anche non associazioni, ma proprio persone, ovviamente a Milano, okay, a Roma, però forse piano piano a Siena già incomincia a fare la differenza, uno o due persone che hanno, perché 100.000 abitanti è diverso che 3 milioni. Poi nei piccoli centri sarà ancora più significativo. E le capacità, le associazioni di volontariato, l'avete già detto, le capacità organizzative dei cittadini, per esempio delle persone che si inventano nuove attività, quello è importante per capire che c'è una vitalità e che possono essere delle risorse anche loro. Le attività sociali, produttive, interessanti, i servizi, ovviamente ci sono moltissime associazioni che lavorano sui servizi, che non siamo noi, noi siamo più bravi, ma ce ne sono anche altre, anche delle piccole associazioni fatte da poche persone che fanno delle cose interessanti. Ok, poi ci sono le risorse culturali, materiali, edifici, sacre, festival, storie locali, memorie, c'è dire di Dio sulle risorse. Qual è il nostro poi lavoro dopo? È quello di mettere insieme le risorse con i problemi e vedere se qualche problema può essere risolto da qualche risorsa che noi già abbiamo. Perché il primo momento fondamentale è quello di cercare di cambiare le cose con quello che abbiamo. Intanto. E poi dopodiché si vedrà quello che manca e progetteremo, individueremo anche quello che manca. Ma intanto può essere che una cosa in un settore, per esempio, che posso dirvi, la mobilità, lui non si è reso conto che in un altro settore c'è una risorsa che può utilizzare. Perché loro, dato che la pianificazione da noi è una settoriale, spesso sfugge il fatto che poi invece un sistema di rapporti, di relazioni. Per cui è possibile che alcune di quelle che sono le risorse possano servire già adesso a risolvere qualche problema che è emerso. Bene, detto ciò, allora quest'altra volta non ci vediamo, più o meno se siete d'accordo l'orario è questo qui, se vi sta bene, più o meno questo orario qua, volevo dirvi, noi vi daremo sempre 2 giorni, speriamo di darvelo con un po' più di anticipo rispetto a quello che abbiamo adesso, e facciamo con quel sistema che abbiamo già adottato, che Graziano è ideatore e gestore perfetto di queste cose. Mi sono scusato già l'altra volta e mi sono scusato all'inizio cosa, non possiamo fare più di così per cercare di trovare date comuni. Se ci sono dei problemi a seguire le diverse fasi di questa roba, cioè un'assenza, non ci sono problemi per capirsi, però se si prolunga troppo, effettivamente poi abbiamo difficoltà a rimettere insieme i pezzi delle cose. Quindi se ci avete dei problemi, avvertiteci, chiamare Graziano, Alessandra, me, ci mandate un'email, quello che volete, per segnalarci il fatto che ci avete una difficoltà momentanea o degli impegni, o vi è capitato che quel giorno ci avete da fare, quello giorno dopo pure, non lo so, qualunque cosa, anche semplicissime, insomma, però almeno ci date il segnale che continuate ad essere interessati, che volete starci, e poi a quel punto vediamo come risolvere le piccole contrarietà che Adriano, scusa, vai. Solo una richiesta che posso fare anche a Graziano. Se magari però, cioè va bene che ci sono i 2 giorni e grazie che ci date una flessibilità, però se poi la conferma si potesse avere un pochino prima, perché io soltanto venerdì ho avuto la conferma e poi per chiedere il permesso sul lavoro, francamente sono stato un po' in difficoltà, ho rischiato di non poter partecipare oggi. Quindi anche soltanto, non so, visto che oggi è lunedì, avere la conferma il giovedì,
mi avrebbe dato qualche problema in meno sul lavoro. Okay? Sì, Carlo, grazie. Scusaci, siamo andati un po' di corsa. L'ipotesi che stiamo facendo con Graziano è quello di darlo, con, dato che noi sappiamo che ci dobbiamo rincontrare un'altra volta, e lo sappiamo che sicuramente sarà nel mese di marzo, perché insomma, ci prendiamo una settimana, finiamo l'incontro di questa settimana, ci diamo una settimana di pausa e poi da marzo andiamo. Quindi noi possiamo darvi con un po' di anticipo questa roba, poi la possiamo anche comunicarvi, chiudiamo diciamo, la votazione un po' prima in maniera tale che sappiamo qual è la giornata. Insomma, questo l'avevamo già ragionato, vero Graziano? Sì, confermo. Grazie. Quanto dice Adriano. Va bene. E a questo punto c'è del materiale che verrà messo sul sito, adesso non sul sito, non mi ricordo dove, quello della scuola che stiamo facendo là sopra, sul forum, non mi ricordo come si chiama esattamente, come verrà. E questo materiale consiste nel progetto esecutivo di quello che stiamo facendo. Lo modifichiamo leggermente anche in ragione di quello che siamo detti ultimamente, per cui alcune cose stanno cambiando. E poi ci sono delle schede che ha fatto Alessandra, che ci fa vedere una paginetta di scheda. Queste schede Alessandra le ha fatte per tutti i territori che erano state precedentemente individuati. E come sono fatte queste schede? Sono una raccolta di dati che lei ha preso da Istat o da altre fonti, quelle sul consumo di suoli, un po' di dati che c'erano, le condizioni professionali, la gente che lavora, che non lavora, sono dati solamente di inquadramento di questa roba, di questi territori. E poi ha fatto un'operazione piuttosto interessante, che è quella di andare da esterno in rete per cercare di capire quali erano i problemi che sulla rete emergevano. Quindi è un'occhiata dall'esterno. Queste schede sono disponibili, poi ovviamente sono un primo punto di partenza, possiamo aggiustarle, integrarle, fare quello che ci pare, però a noi ci servivano intanto a noi per conoscere un pochettino i territori, ma anche per capire come vengono interpretati dalla rete, ossia da occhio esterno, capire sulla rete che cosa emerge. Queste sono delle schede sintetiche che vi verranno date con questo valore, quindi non sono risolutive, è una cosa che noi ci teniamo solo per avere una conoscenza, anche perché quando si va a parlare con gli altri per più o meno capire di che stiamo parlando. Infine, Alessandra, che cosa dobbiamo fare con Facebook? Sì, allora, sono stati aperti dei gruppi Facebook, uno per singola area territoriale. Quindi saranno in tutto 5 gruppi che saranno un luogo, diciamo, di confronto, di condivisione, ma anche cioè sarebbe buono comunque anche far crescere questo gruppo, quindi a mano che andrà avanti l'azione stessa. Funziona quindi, che... Sì? Beh, vedete, quindi dicevo, solamente integrazione, quindi è il posto dove possiamo mettere qualche altro esterno, insomma, è rivolto all'esterno questo Facebook, non è uno strumento di lavoro tra gli attivatori, è tra gli attivatori, gli attivatori e coloro i quali i cittadini esterni. Per cui poi Alessandra si promuoverà di aggiungere materiale in modo che possa diventare accattivante, noi di promuoverlo all'interno dei nostri circuiti perché altri possano entrare dentro, esprimere opinioni, guardare le cose. Vai, Alessandra. Sì, no, volevo dire semplicemente funzionerà che appunto invierò questa richiesta, diciamo, di amicizia per essere aggiunti. Ok, e questo è un altro strumento previsto dal contratto con il Ministero del Lavoro, quindi fa parte del programma di lavoro, che noi abbiamo pensato di utilizzare in questa maniera, anche rivolta all'esterno. Credo che noi abbiamo finito, se non ci sono altre osservazioni, domande. Ciao, grazie. Allora vi ci salutiamo. Abbiamo finito anche 3 minuti prima. Non è grazie male. A tutti, buona serata. Buona serata. Ah, sì. Buona grazie serata. A voi, grazie tanto. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Buona serata.